Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Empirical James, sempre purtroppo io, e benvenuti in un nuovo commentary su FIFA Street. Allora, FIFA Street sicuramente tutti lo conoscete. FIFA Street fa parte della serie di giochi di calcio che producono ogni cavolo di anno, fanno un cavolo di FIFA. Infatti questo video si chiamerà FIFA fa schifo, ma non volevo dire FIFA fa schifo in tutto il video. Anzi, io ho scelto questo titolo per far arrabbiare voi e per cliccare su questo cavolo di video. E sì, voi direte, ma così ci imbrogli James, così ci imbrogli Empirical, non è giusto. Vabbè ragazzi, questa volta vi voglio imbrogliare e allora voglio un po' più di visualizzazioni. No, sto scherzando, non è per quello, è solo per istigarvi, per istigare la vostra ira su di me, perché io vi amo, ma voi mi odiate e io vi amo, io vi odio, voi mi amate. E questa qui era una partita, siamo Palermo contro le mucche fa mu, la pecora fa be, mu be bau chip bau be mu chip bau bau bau. Che canzone è questa? Quella di Peppa Pig. Se voi non guardate Peppa Pig non siete nessuno. E sì, questa qui era una partita che facevo con quattro amici, e Daniele, Andrea, Filippo, che è mio fratello, e io, che vi saluto. Ciao ragazzi, vi voglio bene, amore totale. E in questa partita eravamo 3 contro 1, un mio amico da solo contro noi 3. E cosa volevo parlare in questo commentary? In questo commentary volevo parlare un po' della mia esperienza sui giochi di calcio, sui FIFA, la mia storia su come sul primo gioco di calcio che ho giocato e sull'ultimo, che naturalmente è FIFA Street oppure FIFA 13, che vabbè, non penso di averlo mai giocato, però mio fratello ci gioca ogni cavolo di giorno e quindi ci gioco pure io. No, non è vero, non ci gioco pure io. No, no, io non ci gioco, non ci posso giocare, non posso vederlo quel gioco. No, sto scherzando. Adesso le mucche hanno fatto un gol, il vabbè, le mucche hanno fatto gol e sono in vantaggio con il Palermo, con l'Aquila rosa e nera, sono il Milan tarocco, no non è. E allora partiamo un po' con i commenti a parlare di qualcosa di serio. Allora, il mio primo gioco di calcio che ho giocato è stato ai suoi anni Euro 2000. Io avevo tipo, facciamo 4-5 anni, qualcosa del genere. No, forse un po' di più, forse 5-6-7, no, 5-6-7, può darsi. Vabbè, il primo gioco che ho giocato è stato Euro 2000, nella prima PlayStation, la PlayStation 1, non l'Xbox One, ma la PlayStation 1. Xbox One deve uscire, scusate, ho appena mangiato e quindi ho il mangiare che mi sale per la pancia, per l'esofago. E è stato il primo gioco, è stato per PlayStation 1, cioè Euro 2000. Era un bel gioco, a me piaceva tantissimo. Adesso se ci giocassi mi ricorderebbe Minecraft, perché era pieno di pixel, perché vabbè, nella PlayStation 1 non si poteva pretendere chissà cosa, perché anche per quel tempo era una bella grafica quella di Euro 2000, mentre per adesso sarebbe come Minecraft. Intanto la palla destra ha fatto 2 gol, invece le mucche sono in svantaggio. E sì, il mio primo gioco è stato Euro 2000. Era un bel gioco perché innanzitutto potevi, quando il portiere aveva la palla in mano come poco fa, potevi fargli fallo, era una cosa epica, perché facevi il fallo e poi ti davano rosso diretto fuori a casa a mangiare. E poi un'altra cosa era che potevi anche fare i tunnel al portiere. Adesso il computer mi va in salva schermo, non so il perché.
Poi, man mano che andarono avanti gli anni, provai anche altri tipi di giochi di calcio come PES 06. Mi ricordo che me lo prese mia mamma quando costava poco, costava tipo 6 euro, un qualcosa del genere. E anche quello era un ottimo gioco. Poi ne giocai vari su PlayStation 2 quando me la presi. E poi quando presi l'Xbox 360, circa 2 o 3 anni fa, non mi ricordo. Forse due? No, tre. Non mi ricordo. Tre. Sì, 3 anni fa. E presi Euro 2008. Sì, quello dei mondiali, degli europei. Mi pare che si chiamasse così. O forse era Euro 2010. Non lo so. No, quello. Boh. Vabbè. Giocai quello. E anche quello era un ottimo gioco perché quando si facevano vedere anche gli allenatori, era una cosa fantastica. Vedevi anche il boss Mourinho, oppure vedi quell'altro che non mi ricordo il nome, che mio fratello me l'ha citato un sacco di volte. Stramazzoni, strama, bene bene. Un qualcosa di epico. E sì, adesso poi giocai a vari altri FIFA che si prese mio fratello, perché mio fratello è un grande fan del calcio. Ah, se volete sapere che squadra tifo e che squadra tifa lui, tifiamo Inter. Sì, noi tifiamo Inter perché sì. E comunque mio fratello è un grande fan del calcio, infatti si prese tutti i FIFA. Si è preso anche FIFA 13, che però voleva vendere perché si era stufato e faceva bene. A me FIFA non mi sono mai piaciuti, ma non è che non mi piacciono perché non so perché odio il calcio, non mi piacciono perché dopo un po' ti annoi, magari da giocare con gli amici qualche volta sì. Come FIFA stessi gioco anche volentieri con gli amici, però a giocare a FIFA, ad un FIFA serio sul campo di calcio, è come vederlo per TV, a me non piace. Magari per un fan del calcio è tutta un'altra cosa, sicuramente. Come giochi di wrestling, quando seguivo il wrestling era una cosa fantastica. E vabbè ragazzi, spero che questo commentary con me, insieme a me, che dico solo cavolate dalla mattina alla sera, vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un pollicino in su, un pollicione in su, dipende da come siete, se siete o obesi oppure magri anoressici. E va bene ragazzi, vi voglio bene, ve lo ripeterò sempre e vi ricordo di mettere mi piace alla pagina Facebook per seguirmi ancora di più. E va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo commento, al prossimo video, al prossimo blog, alla prossima cavolata che farò. E ciao!